Amerigo Vespucci, nato a Firenze il 9 marzo 1454 e morto a Siviglia il 22 febbraio 1512, è stato un navigatore, esploratore e cartografo italiano, dapprima cittadino della Repubblica Fiorentina e poi suddito del Regno di Castiglia dal 24 aprile 1505. Fu il primo esploratore a rendersi conto, durante un viaggio a servizio del Regno di Portogallo nel 1501, che le nuove terre recentemente scoperte ad occidente dell'Oceano Atlantico non erano l'estrema propaggine dell'Asia orientale, come si credeva inizialmente, ma una parte di un continente ignoto che lui chiamò Nuovo Mondo e che in suo onore fu poi chiamato America. Amerigo fu uno dei massimi rappresentanti di un'importante nobile famiglia di Firenze, i Vespucci, che avevano le proprietà in Borgo Ognissanti, vicino alla chiesa di Ognissanti, dove esiste la Cappella Vespucci, collocata a destra della navata. Questo e molto altro solo nella sezione commenti di Monkey Simon. Salve, sono Monkey Simon e benvenuti al 15° episodio di Commenti di Qualità. Sono passati un po' dei mesi dall'ultima puntata, ma sono contentissimo che nel corso di questi 3 mesi dall'ultima volta vi siete fatti sentire veramente tanto, chiedendo incessantemente una nuova puntata. Ed eccola qui. La serie non è che era morta o comunque sia l'avessi interrotta per qualche strana ragione, semplicemente avevo altri contenuti da fare. Ma non perdiamo altro tempo, leggete la descrizione se non sapete come funziona Commenti di Qualità e iniziamo con il primissimo commento, perché c'è veramente un sacco di materiale. Il commento in questione risale a parecchi mesi fa, quando durante la stagione 5 del capitolo 2 di Fortnite feci un post riguardante un leak, perché in quel periodo era uscita la collaborazione con Street Fighter e all'epoca, ancora oggi non si sa il motivo, sono stati leakati all'interno dei file di gioco dei fotogrammi appartenenti a una puntata dei Griffin. Se vociferava che questi fotogrammi sarebbero dovuti appartenere a un backpack utilizzabile in gioco, perché ovviamente non è che poi fa la skin di Peter Griffin all'interno dei Fortnite, è un po' strana a livello di hitbox e a livello anche di forme. Ma comunque sia, si ipotizzava una collaborazione tra la Epic e i Griffin, o comunque sia i cartoni di Seth MacFarlane, e l'unica cosa sensata che avrebbero potuto fare, appunto, era un cosmetico che non era una skin. In un post avevo parlato proprio del leak di questi fotogrammi, mettendo le mani avanti su quello che sarebbe potuto essere, e l'esperto che collega i puntini mi risponde nei commenti. Se vuoi, ti spiego che questi fotogrammi dovrebbero apparire nel backpack di Chun-Li. Ok. Io gli rispondo, l'ho scritto, nel senso che quei fotogrammi sarebbero dovuti appartenere a un backpack, almeno da quello che si diceva. L'esperto che collega i puntini però mi risponde: in realtà non l'hai scritto. Ma vabbè, cioè fammi capire. I fotogrammi di una puntata dei Griffin dovrebbero comparire nello zaino di Chun-Li in una collaborazione su Fortnite. Ripeto, Fortnite Epic Games fa una collaborazione con Street Fighter mettendo i fotogrammi dei Griffin nello zaino di Chun-Li, di Street Fighter, su Fortnite. A sto punto facciamo lo zainetto della Roma da mettere ai calciatori della Roma, che ci sono tra le altre cose per davvero su Fortnite, con le puntate dei Simpson, perché tanto Totti ha pure doppiato nei Simpson. Ragazzi, ma quando scrivete ste cose, ma che collegamenti fate? Però aspetta, è vero, sei la persona che collega i puntini, quindi ha senso. Ma sei quello di Pazzox, Simone? No. Su Fortnite ci sono vari elementi che non mi piacciono, puramente soggettivi, io esprimo i miei pareri, non è che io vado ad imporre i miei gusti. E come reagiscono le persone che teoricamente dovrebbero sapere che io non impongo i miei gusti? Si offendono. Fottiti! Ragnarok è una skin bellissima! Lo stesso problema ce l'ha un'altra persona che non può sentir parlare di Minecraft se non quando il Papa fa le benedizioni e infatti scrive sotto un video. Minuto 5:48, non ho capito che c'entra Minecraft. Nessuno osi toccare Minecraft! Una persona molto democratica scrive: sono d'accordo, ma non sono d'accordo. Sotto un mio video in cui parlavo di una collaborazione con la DC e la Epic, per cui sono usciti dei fumetti effettivamente, una persona molto furba e che pensa di aver fottuto il sistema scrive: nonostante non mi piaccia la DC, mi prenderò i fumetti solo per avere qualcosa con l'H gratis. Peccato solo che la maggior parte delle cose che crediamo che siano gratis, tipo le skin del PlayStation Plus, in realtà le paghiamo. Per farvi capire, io il tizio senza pass, il famosissimo tizio senza pass, l'ho pagato 50 euro perché quell'abbonamento che feci al PlayStation Plus all'epoca per cui mi diedero la skin,
Lo pagai 50 euro, era quello annuale. Gratis un cazzo! L'esperto di business nei commenti mi consiglia: ma fai GTA 5, scemo, che fai 100 miliardi di iscritti! Non ho proprio capito un cazzo di YouTube, infatti. Una persona che sta avanti rispetto a non si sa cosa, scrive: Monkey, ti devo dirti una cosa, ti ho superato. È successo, sono andato su un subreddit, si chiama Memes Ida. Avevo creato un meme perché tutti odiano Fortnite. Tutti mi hanno insultato, avevo detto Fortnite non fa schifo. Anzi, scemo. Ma per la community tossica, tu lo sai cosa ho detto, gioca in un rompere i coglioni. Ammettilo, ti ho superato. Io che forse sono troppo ingenuo, gli vado a chiedere in che cosa mi ha superato. Voglio anche capire che cosa ha scritto, ma principalmente voglio sapere in che cosa mi ha superato. Così posso migliorarmi, che ne so. Poi è successo, 34 persone mi hanno segnalato e mi hanno bannato. Ve l'ho detto, sta persona sta avanti e noi ancora non siamo riusciti a capire che cosa dice, perché sta talmente avanti che parla un linguaggio che per noi è ancora incomprensibile, dobbiamo evolverci. Qualcuno che si è ripreso da un trip di acidi scrive: ciao, 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 buh. Sempre sotto a quel video della collaborazione tra la Epic e la DC per i fumetti di Batman su Fortnite, ho parlato del fatto che, oggettivamente parlando, la DC è messa un po' male. Che non è un insulto, è purtroppo una condizione vera in cui si trova l'azienda. Non naviga proprio in buone acque ultimamente la DC. È una persona che forse ha preso un po' troppo seriamente, no, la disputa aziendale tra la Marvel e la DC, storica tra le due pubblicazioni, scrive nei commenti: marveliano di merda, sempre a insultare la DC e a difendere la Marvel. Forse non hai visto i miei video durante la stagione 4 del capitolo 2, ma poi anche se io... le tubature passano all'interno dei muri della mia stanza. Ogni volta che qualcuno usa il lavandino, usa il cesso, si sente. E questa cosa mi disturba tremendamente quando faccio i video. Uccidetemi. Ma poi io dicono, anche se io preferissi di più la Marvel, e preferisco di più la Marvel, non è che mi metto a fare sti discorsi dei fazioncini, dei tribù. Ah, io sto con la Marvel e tu stai con la DC. Marvel buona, DC cattiva e viceversa, no? Perché deve vincere una delle due. Cazzo, leggi dei tuoi fumetti di merda, io mi leggo i miei fumetti di merda, guardo i miei film di merda, tu ti guardi i tuoi film di merda. Comunque, Disney, Marvel, se volete fare una collaborazione... chiamatemi. Nel mio video finale della stagione 5 del capitolo 2 ho parlato della stagione che è appena finita, dando tutte quante le mie considerazioni e analizzando la season appena trascorsa su Fortnite. E una persona commenta in merito: fa cagare questa season, come il tuo canale, no? Perché quando qualcuno deve dire che qualcosa fa cagare, deve sempre aggiungere come il tuo canale, no? Pensando di distruggermi dall'interno, no? Facendo i mind games, mind blowing del cazzo. Però non ci riesce. Quando poi ci stanno sti geni che pensano di fottere il sistema insultandomi con account creati sul momento, perché così almeno non c'è nome, cognome o foto, non sanno che io ogni tanto vado a controllare, no, le persone che ci stanno dietro, perché voglio sapere chi è il disadattato che mi scrive. Giusto per farmi un'idea, per non essere troppo duro certe volte. E infatti, chi poteva essere sto tizio? Un tizio che ha creato l'account praticamente poco prima di scrivere. Fate conto che la stagione 5 del capitolo 2 è finita più o meno a metà marzo, e infatti questo tizio si era iscritto a marzo. Infatti l'ho chiamato signor iscrizione il 15 marzo 2021. E come poteva essere la risposta di una persona del genere che ha commentato in un modo stupido e senza argomentazioni? In un altro modo stupido e senza argomentazioni. Ma taci, idiota! Sto zitto. Mi sono svegliato alle 9. Evidentemente sta persona ci teneva a farmelo sapere e ti ringrazio perché almeno so che te sei svegliato, per fortuna. Sotto un mio video in cui parlavo delle migliori coppie su Fortnite, secondo me sia in amore che in amicizia, le persone mi hanno fatto poi dopo le liste delle loro coppie preferite, giustamente, gliel'avevo chiesto e ero curioso di saperlo. Mi hanno fatto l'elenco delle loro coppie preferite, ma alcuni hanno provato anche a mettere me e Pazzox tipo coppia yaoi hentai. E... fate pure, non vi preoccupate. Auguri! Ah, non è il tuo compleanno, ma auguri! Ti seguo dai 5.000 iscritti. Grazie. Nel mio video delle 5 collaborazioni impossibili su Fortnite vi ho chiesto quali collaborazioni avreste voluto sul gioco di Epic, anche le più fantasiose e impossibili. Nicola Barp forse ha un po' vagato con la fantasia e ha preso un po' troppo alla lettera la mia richiesta. Ciao Monkey Simon, io vorrei che Fortnite collabora con Super Mario, Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, Red Dead Redemption, Pringles, The Elder Scrolls, Fallout, Shrek, Tartarughe Ninja, GTA, Spyro, One Punch Man, Far Cry, Rayman, Assassin's Creed, Five Nights at Freddy's, Terraria, Hello Neighbor, Cuphead, Undertale, Minecraft, SpongeBob, Adventure Time,
Time, My Hero Academia, Megamind, Jack and Dexter, Topolino, Medieval, Outlast, Half-Life, Sonic, Simpson, Futurama, Rick e Morty, Le meravigliose disavventure di Flapjack, Striscia la notizia, Regular Show, Uncle Grandpa, Octodad, Rango, Donkey Kong, League of Legends, Michael Jackson, Dante Alighieri, Pirati Briganti da Strapazzo, Fedez, Dalton, J-Ax, Amadeus, Jerry Scotti, Giuseppe Conte, Donald Trump, Garfield, Kung Fu Panda, Grinch, Robots, Ratatouille, L'Era Glaciale, Cristoforo Colombo, Leonardo da Vinci, Castaway, Nutella, Looney Tunes, Space Chimps, Cattivissimo Me, Pinocchio, Nightmare Before Christmas, Dino Crisis, Monster & Co, Apex Legends, Fall Guys, Among Us, Clash of Clans, Brawl Stars, Matrix, Prison School, Stanley Holly, Horizon Zero Dawn, Call of Duty, Dark Souls, Tabs, Wallace & Gromit, Daft Punk, Giù per il tubo, Indiana Jones, Crazy Frogs, Phineas & Ferb, Warcraft, Toy Story e tante altre cose, ma altrimenti non finisco più. Comunque vorrei la collaborazione con tutte queste cose perché mi piacciono. Io non ve le faccio più e domanda aperta alla fine del video. Sto commento non so come leggervelo, però una cosa è certa, la persona che l'ha scritto è d'accordo con me. Allora, questa persona in realtà è un mio iscritto che mi sostiene, ci sono dei commenti dove mi sostiene, però è andato tipo a farsi zapping a ritroso nei miei vecchissimi video ed è andato a commentarli senza il contesto, cioè i miei primi video non è che siano a livello di quelli attuali, nel senso che come tutti quelli che cominciano su YouTube fanno dei video di merda all'inizio e più vai avanti più quello che pubblichi in passato non è a livello di quello che pubblichi nel presente, se il canale lo vuoi gestire bene. Sta persona però mi sa che non ha mai studiato storia e quindi va a commentare i vecchi video paragonandoli a quelli del presente. Questo è il tuo primo video e fa schifo. Vabbè, perché giustamente io devo essere uguale dal primo video fino all'ultimo, no? Si stupisce poi che nei primi video ci siano meno visualizzazioni e soprattutto meno commenti, perché non è che io ho cominciato subito con 10.000 iscritti, no, ho cominciato da zero. E in un vecchissimo video scrive solo 9 commenti? Sempre la stessa persona sotto a un video della stagione 3 del capitolo 2, dove avevo buone aspettative per la stagione 4, o meglio, speravo in meglio nonostante si sapeva che sarebbe arrivata la Marvel. Io che vedo il video dopo che Monkey Simon ha insultato malamente la stagione 4 e qua dice che la poteva promuovere, tra virgolette. Come faccio a prevedere il futuro? Soprattutto se ho aspettative per il futuro e poi quel futuro mi delude, io ne parlo male. Ma non è che l'ho insultata malamente, ho soltanto spiegato il perché non mi piace. Raga, io sto a diventare pazzo, il mondo è pieno di psicopatici. Pazzo senza la X, tra le altre cose. E a proposito dei Pazzox, sotto a un video in cui parlavo del fatto che il laboratorio della battaglia è stato rimosso, poi fortunatamente è stato riaggiunto, parlavo del perché la rimozione di quella modalità avrebbe danneggiato molti creator, ma anche molte persone che facevano progetti fan-made tipo gli screen. E ovviamente il fatto che io sia amico di Pazzox da oltre 11 anni, quindi non è che è una relazione, un'amicizia nata da YouTube, dove io mi aggrappo a lui, l'ho spiegato in una marea di video, porca miseria, una persona si deve aggrappare al fatto che io ho fatto il video per difendere Pazzox, che in quel periodo era in difficoltà con le stories che necessitavano di quella modalità che era stata temporaneamente rimossa. Lo dici solo perché Pazzox non può fare più quelle stories di merda. Io, che all'epoca avevo 10.000 iscritti, devo fare un video dove difendo Pazzox perché non può fare le storie. Ora, per quanto possa essere mio amico Pazzox, cosa deve farci con un video in cui chiedo che venga riaggiunto laboratorio quando nel video parlo anche del fatto che pure io vengo danneggiato con la rimozione di quella modalità? Quella persona però ha scoperto il complotto dei poteri forti e risponde: ma perché continua a insistere se Pazzox non farebbe le stories, non fregherebbe nulla? Mamma mia, poi italiano sopraffino. Insomma, se avete visto il contenuto saprete che nel video ho detto che non era soltanto indirizzato a difendere Pazzox il video, anzi non era proprio indirizzato a difendere Pazzox, ma proprio a parlare di tutti quanti i creator danneggiati. E se mai la Epic avesse recepito il video in qualche modo, era per chiedere di rimettere la modalità per tutti. Quello ovviamente ha risposto in quel modo. Io gli ho detto: ma che cosa insinui? A una certa è arrivato pure Pazzox, che ha visto il commento. E come potrebbe rispondere una persona del genere dopo che due persone asseriscono che il video non è stato fatto per un determinato scopo? Pazzox, ok, non seguo più te e Monkey Simon, la mia vita ora non ha più senso. Io però, da bravo italiano e soprattutto da bravo romano, ho necessitato di rispondere con un sonoro e sti cazzi! E sti cazzi! Non ho sentito bene! E sti cazzi! Con tanto affetto, ovviamente. Ma giusto per aggiungere un'ultima cosa al discorso, ma dopo 11 anni d'amicizia,
ancora devo ricorrere a sti stratagemmi per ottenere il consenso di un mio amico da oltre una decade? Usamola la capoccia, se voi siete amici con una persona da tanti anni, perché mai dovreste fare un video per avere la sua grazia? Che disco... cioè, pochi ragionamenti da bambini del cazzo. Ed ora ritorna un grande classico del canale. Persone che non leggono un post, non guardano il video, commentano sotto e ammettono esplicitamente di non aver fruito del contenuto, ma che vogliono comunque dire la loro. Che bello internet! Non ho letto niente, ma ho capito che quello che ti ha segnalato è un pezzo di cacca. Il post parlava del fatto che io chiedevo a voi, cari Monkeys Monkeys, di farmi sapere se delle persone ricaricavano i miei video su TikTok senza darmi i crediti. E questo è stato il risultato. Poi, fieramente ammetti di non aver letto, ma di aver capito il post. Ebbene sì, è il caso di dirlo. Eccone un altro che non ci ha capito un cazzo. Concludiamo con un commento che non c'è stato sotto al mio canale, bensì sotto a un video sul canale di Pazzox, che mi ha concesso tra le altre cose di mettere proprio questo commento qui. Pazzox ultimamente ha iniziato a caricare le stories, sempre di sabato, però non più alle 8, ha voluto anticiparle al pomeriggio, perché riesce a finirle prima. Una persona probabilmente non ha visto di buon occhio questo cambiamento drastico, terribile, catastrofico, e ha voluto esprimere la sua opinione. Gennaro, sei cambiato. Come tutti quanti gli youtuber, a quanto pare. Non carichi più video di sera quando ceno. Perché giustamente quando esce il video te lo devi guardare subito, perché se no sparisce il video. Non è che puoi aspettare e guardarlo comunque quando ceni. Ma la risposta di Pazzox ha colpito anche i filosofi ancora in vita di tutto quanto il mondo. Vorrei cenare anch'io. Cari Monkeys Monkeys, anche questa puntata di commenti di qualità giunge al termine. Io vi ringrazio per tutto quanto il supporto che date costantemente al canale, ormai lo sapete, io apprezzo tantissimo. Ringrazio anche Pazzox per il commento che mi ha voluto prestare per questa serie. E fatti i dovuti e meritatissimi ringraziamenti a tutti quanti, non posso che darvi appuntamento direttamente ad un prossimo video. Ragazzi, palle. Bravo, legno. Grande legno. Dobbiamo iniziare una live. Siamo tutti qui pronti, ma c'è un piccolo problema. Gualti è il leader e sta dormendo con la console accesa e le cuffie col microfono acceso. Si sente russare. E non è quell'orso che vedete. No, quello è Scarlett che fa il fake orso. Iscrivetevi.